Dentro che portiamo ovviamente avanti un programma, è quello che è il nostro programma e quello che è la condivisione di idee che arriva dalla rete, che è sempre arrivata. Un'idea fondamentale che è sempre arrivata dalla rete e che abbiamo portato nelle istituzioni europee è l'idea della separazione bancaria, il famoso Glass-Steagall Act. Marco e io abbiamo portato avanti una proposta sui provvedimenti che riguardano adesso proprio l'unione bancaria per permettere all'unione bancaria del futuro di presentarsi rispetto a quello che è l'unica cosa che deve fare una banca, ovvero recepire il risparmio delle persone ed erogare il credito alle imprese, alle piccole imprese, attraverso un circuito sano di capitali. Il fatto che ci dicano che noi non portiamo avanti proposte è la cosa più meschina che possono dire sul Movimento 5 Stelle, perché noi portiamo sempre proposte concrete. Una cosa che si è dimenticato anche di dire Marco, una delle poche, è riguardo a quello che sta facendo adesso il nostro presidente della Banca Centrale, Mario Draghi, che si è presentato l'anno scorso a Roma in un'audizione al Senato dicendo che il problema dell'Italia è che ha ancora troppe piccole e medie imprese, perché l'euro cosa serve fondamentalmente? Un progetto che serve per importare il neoliberismo di stampo anglosassone all'interno dell'Unione Europea, disintegrare le piccole e medie imprese che hanno dato il lavoro, disintegrare un sistema bancario che ha sempre funzionato e non è mai stato impostato su prodotti finanziari, disintegrare questo sistema che funzionava e ci ha fatto diventare la quarta potenza economica nel mondo e inserire un nuovo progetto, che è quello neoliberista, cioè le grandi multinazionali che arrivano, che hanno libero accesso al nostro mercato con i trattati internazionali che vengono firmati senza chiedere niente a nessuno e discussi solo tra tecnici, nessun referendum, nessuna condivisione popolare. Prendete, lì ci sono dei documenti che vi spiegano cos'è il trattato transatlantico. Su quel banchetto ci sono persone che adesso l'hanno studiato, ci sarà Tiziana Beghin dopo che farà un intervento a riguardo e vi diranno appunto come le multinazionali cercano di portarci via fette di mercato.